Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e fe, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto un chiodano? L'avete capito che chi cazzo da davanti per sti capelli aggiustano tutto? Dice che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore! Più di 400 persone al giorno stanno muorendo! Chiaramente! Sappiate che domani vi becco! Domani! Non pensiate tra anni! Domani! Avete qualche minuto di tempo! Prima che ci arriviamo noi a voi! Non siate killer! Non siate killer! Che poi voglio vedere sti vicini di casa che confidenza avete! Tutti ora sti buon vicinato c'è a Delia! Tutti sti buon rapporti vicinato ci sono a Delia! Gente che per fare il cartellone! Il cartellone andrà tutto bene! A casa 20 persone per fare sto cartellone, perché il cartellone deve essere bello! E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone! Quello è contagio! Ma ragazzi, io studio, corro da 20 anni! Tra alti e bassi corro da 20 anni! E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina! Ora tutti i podisti sono diventati a Delia! Tutti che vogliono correre! Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate? I cani di Rossano sono stanchi, non usate la scusa del cane, i cani sono sfiniti, sfiniti. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e con e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete. Stai qua, andiamo. Guardate, dovete andare a casa. Andiamo. Come piedi nell'acqua? Andiamo, non è stato piedi nell'acqua. Casa. Tutti voi, non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong. Andiamo. Alla PlayStation, andate a giocare alla PlayStation a casa, non ti può stare qua, andiamo. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepacuore, mi farete.